Sin dall'inizio della nostra esperienza di governo ci siamo posti l'obiettivo di chiudere la triste telenovela della diga del Menta. Lo ha detto il presidente della regione Mario Oliverio nel corso di un sopralluogo al potabilizzatore della grande infrastruttura ubicato in località Pendola di Armo, a pochi chilometri da Reggio Calabria. All'incontro con le imprese, le maestranze, lo staff tecnico a cui il presidente della regione ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro compiuto, hanno partecipato anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e il commissario regionale di Sorical, Luigi Incarnato. Oggi possiamo dire che abbiamo realizzato questo obiettivo. Noi in questi anni in silenzio abbiamo lavorato, oggi siamo qui per dire che l'acqua è arrivata al potabilizzatore. Adesso, solo qualche settimana, poche settimane, giorni possiamo dire, per le procedure necessarie a certificare la potabilità dell'acqua, che è tra l'altro un'acqua eccellente. Ma ci sono procedure previste dalla legge che devono essere esperite dagli organi sanitari competenti e l'acqua sarà immessa nella rete, appunto, perché i cittadini possano aprire il rubinetto e godere appunto di un'acqua pulita, cristallina e non salina. È un'operazione, possiamo dire, storica, perché Reggio Calabria ha patito per decenni appunto della mancanza di acqua di qualità. Oggi abbiamo realizzato questo obiettivo che noi ci siamo proposti fin dal nostro insediamento e l'abbiamo portato a termine. Sono qui proprio per dire ai cittadini di Reggio Calabria che gli impegni che si assumono vanno rispettati e questo è uno dei tanti impegni che noi abbiamo rispettato.